Magnifico rettore, illustre direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, professor Colombo, illustri colleghi, docenti, senatore Richieri, tutto, saluto le autorità presenti e ovviamente mi rivolgo a voi, cari studenti, perché questo incontro, come è stato ricordato dal vostro magnifico rettore, è stato pensato per voi. E quindi cercherò di riassumere un po' il frutto, come è stato anticipato dalla benevola introduzione anche del professor Colombo, è il frutto anche un po' di svariati anni di studio, di un interesse che si è manifestato nel corso del tempo ed è stato successivamente approfondito. Questo tema in realtà nasce forse già in nuce in un primo studio che è stato ricordato sul volontariato. E poi risalgono proprio agli anni sassaresi anche alcuni approfondimenti sulle organizzazioni pluripersonali, con particolare riguardo a quella fenomenologia che in quegli anni non si era ancora dispiegata appieno, caratterizzata da nuovi enti, nuove forme organizzative che esprimono una vocazione ibrida a metà strada tra la finalità lucrativa propria delle società commerciali e la finalità di solidarietà sociale propria degli enti che ritroviamo tradizionalmente nel primo libro del Codice Civile. Tra l'altro, testimonianza di questo interesse c'è anche, mi piace ricordarlo, un volume curato dal professor Vincenzo Ricciuto, che è stato anche un po' il nostro mentore, no? Per quanto riguarda questi nostri insegnamenti qui a Sassari, dal titolo Nuovi temi di diritto privato, e lì c'è appunto un mio saggio su questo tema. Oltre al saggio di altri colleghi, c'è anche un saggio di Giovanni Maria Uda, c'è un saggio anche del professor Andrea Nervi, che è nell'altro dipartimento. Ricordo questo saggio e questo contributo perché in realtà era anche, e questo volume è la testimonianza anche di una comunità scientifica, perché venire a Sassari per noi è stato un momento particolarmente formativo e dovete comprendere, e qui apro una piccola digressione a beneficio di voi studenti, che quando si insegna in una città dove si risiede, molto spesso non si vive la dimensione della comunità scientifica con i colleghi. Perché si corre sempre, si va a fare la lezione, ci sono gli esami, si ritorna subito al proprio studio, alla propria vita, ai propri interessi. Mentre qui, quando si veniva a Sassari, ci si fermava, ci si confrontava con i colleghi, con gli amici che vedo ancora presenti, e quindi ci si scambiava, spesso anche nel momento quello di maggiore rilassatezza, che poteva essere il momento conviviale serale. Si scambiavano anche tante riflessioni con colleghi anche di materie diverse. E questo forse mi ha anche spinto ad affrontare i temi in modo interdisciplinare. Perché bisogna tenere presente che spesso la vita accademica, così come l'abbiamo costruita in Italia, è fatta da steccati, dei compartimenti stagni, che ancora resistono. Mentre invece la mia profonda convinzione è stata sempre, forse lo vedrete anche da questa poi esposizione, che quando c'è un problema, un tema, va affrontato lì dove si sviluppa. E bisogna cercare anche di mettersi in gioco con coraggio, con i propri limiti ovviamente, e di inseguire quel problema dovunque si sviluppi. Anche se quello può comportare, in una logica di ricerca scientifica accademica, il fatto di invadere i campi dei colleghi di altre materie. Altrove questo è scontato che avvenga, questo approccio interdisciplinare. In Italia ritengo che ci siano ancora molte limitazioni culturali da questo punto di vista. E ne approfitto anch'io per ricordare, assieme a Claudio, al professor Colombo che ha parlato, altri colleghi che qui sono anche come Andrea Nervi e Federico Ferruzzi. Siamo tutti di una stessa scuola, il professor Giovanni Battista Ferri, che
che è stato sottolineato ci ha lasciato a poco, e quello crea anche quello una matrice un po' comune, perché nell'ambiente accademico provenire da una scuola significa anche condividere in qualche modo dei motivi ispiratori per quanto riguarda la formazione, anche degli indirizzi metodologici, pur nella varietà della, nella differente sensibilità di ciascuno studioso. Questi studi a cui ho accennato mi hanno spinto ad approfondire l'attività di impresa in una prospettiva quindi più ampia anche di quella dimensione esclusivamente giuridica, e cerco un po' di riassumere questi approfondimenti. Innanzitutto, se oggi dovessi cogliere il segno dei tempi alla luce dell'esperienza scientifica, ma direi anche politica, che ho maturato ovviamente quella politica negli ultimi anni, direi che il segno dei tempi, se ragioniamo di disciplina dell'attività di impresa, lo riassumerei, come nel titolo di questo mio intervento, nel fatto che oggi appare sempre più intenso il dialogo tra economia, diritto, etica e anche politica, che invece sono delle scienze pratiche o discipline del sapere che si sono caratterizzate nel corso del tempo, quando si è affermata la modernità, ciascuna di esse secondo un proprio statuto autonomo, addirittura una sorta, a volte ciascuna di esse, una sorta di cortina di riservo impenetrabile. In particolare il diritto, l'economia, la politica, per dotarsi, direbbero i filosofi della scienza, di uno statuto epistemologico adeguato, questo è un termine che suona sempre molto pomposo, cioè di uno statuto autonomo, rigoroso, scientifico, di dotarsi di rigore metodologico, si sono sviluppate, dipanate, sfilandosi dall'abbraccio dell'etica, fidando esclusivamente sulla ragione o comunque su criteri di razionalità, e quindi scacciando via prospettive assiologiche di valutazione. Riassumo un attimo, per esempio diritto ed etica, e soprattutto con la kantiana metafisica dei costumi, che sulla scia di alcune intuizioni di Tomasio si inizia a delineare un sistematico tentativo di distinguere nettamente il diritto dalla morale, cosa che sino a quell'epoca non era avvenuto. E questa linea poi è stata sviluppata in modo assolutamente conseguenziale sino a divenire col giuspositivismo il paradigma concettuale di riferimento. Giuspositivismo per noi giuristi significa tanto, è il paradigma che si sviluppa in pieno dell'Ottocento per quasi buona parte del Novecento, del secolo trascorso. Si è affermato storicamente il giuspositivismo come un indirizzo di pensiero volto ad affermare una concezione formale del diritto, con esclusiva cioè attenzione alla struttura della norma, normativa, senza alcuna concessione ai valori che questa struttura persegue, al contenuto che essa racchiude. E nella nostra tradizione di pensiero il positivismo è stato tradotto soprattutto, a differenza di altri paesi, secondo un'impronta statualistica. Per essere chiaro, caratterizzata questa impronta da alcuni corollari. La coattività con riguardo alla definizione del diritto, la imperatività con riguardo alla definizione di norma giuridica, la supremazia della legge rispetto alle varie fonti possibili del diritto, la considerazione dell'insieme delle norme come un sistema unitario, con riguardo quindi all'ordinamento giuridico nel suo complesso, e la considerazione stessa dell'attività del giurista e del giudice come attività essenzialmente logiche. Insomma, una visione monistica del diritto, che poi si è accompagnata anche storicamente col consolidamento poi degli stati nazionali. Ecco, agli stati nazionali, a queste moderne entità sovrane, il giuspositivismo ha affidato il monopolio della giuridicità, di tutto ciò che è giuridico proviene dallo Stato, secondo
questi corollari che ho cercato di riassumere. Voi capite che in questa prospettiva, se l'esperienza giuridica è considerata in questa prospettiva, per l'etica non c'è posto. Di qui quindi quello scioglimento da quell'abbraccio che invece in passato era abbastanza ricorrente. Se passiamo all'economia, e quindi il rapporto tra economia e etica, c'è una certa sincronia anche sul piano temporale per quanto riguarda questo tentativo di sciogliersi anche qui dall'abbraccio dell'economia rispetto all'etica. E anche perché se guardiamo ad esempio alla concezione aristotelica, il guadagno non è mai fine a se stesso. La ricchezza, lo dice espressamente Aristotele, non è il bene che ricerchiamo, essa è vista solo, è solo in vista del guadagno, ed è un mezzo per qualcos'altro. Insomma, nella concezione aristotelica, che poi si tramanta per buona parte dei secoli successivi, l'economia era affiancata all'etica ed entrambe erano sottordinate alla politica. Questa antica impostazione si tramanda sino alle soglie dell'Evo moderno. Nelle aule universitarie, pensate, l'economia per lungo tempo è stata insegnata quasi come fosse una partizione dell'etica. E se qualcuno degli studenti di voi avete anche studiato un testo fondamentale come quello di Adam Smith, la indagine sulla natura delle cause della ricchezza delle nazioni, che viene un po' identificato come il testo che dà la svolta alla scienza economica moderna, in realtà voi vi sorprenderete, perché troverete in quel testo richiami continui a concetti come benevolenza e simpatia, concetti che rispecchiano cosa? La formazione di uno studioso Adam Smith, che insegnava poi filosofia morale nell'Università di Glasgow. La sua indagine quindi rivela, ma questo vale anche negli studiosi successivi, se rileggiamo gli studi di John Stuart Mill, dello stesso Karl Marx, di Francis Edgeworth, ricorrono costantemente riferimenti a concetti come benevolenza, prudenza, simpatia, e cioè considerazioni di natura etica. Non c'è ancora il moderno homo economicus per intenderci, quello che agisce esclusivamente sulla base di una scelta razionale. Forse il primo saggio dove si realizza questa netta separazione dall'etica dell'economia non è, a differenza di quello che viene detto, in un testo di economia in senso diremmo classico, ma è nelle pagine di un apologo famoso, di un agostiniano radicale, Bernard Mandeville, che scrisse il famoso apologo sulle api. Nel suo apologo sulla laboriosità delle api, Mandeville rileva come la prosperità dell'alveare è assicurata dal fatto che ogni ape sia dedita a soddisfare il proprio interesse egoistico. Allo stesso modo, lui dice, il benessere della collettività è assicurato dalla ricerca e dalla soddisfazione delle proprie passioni e dei propri interessi da parte dei singoli. Quindi scaccia via completamente la prospettiva etica e afferma modernamente le basi di una scienza economica. Per acquisire quindi regole e dignità scientifica, gli studi economici, al pari di quelli giuridici, progressivamente assumeranno a vessillo la razionalità. Qui una razionalità strumentale. E attenzione, come sempre, le rivoluzioni culturali e scientifiche vengono annunciate anche dalle variazioni lessicali. Lo sottolinea bene un economista di grande vaglia, Eastman, quando, leggo testualmente, osserva: nei numerosi trattati sulle passioni apparsi nel XVII secolo, la cupidigia è ancora descritta, come nel Medioevo, come il più vergognoso di tutti i vizi, il più capitale tra i peccati capitali. Ma quando il far denaro assunse l'etichetta di interessi, e in questa
Guisa rientrò in gara con le altre passioni, fu all'improvviso applaudito. Il termine interesse in realtà portava e di conseguenza conferiva al profitto una connotazione positiva, curativa, derivante dalla sua stretta associazione con l'idea di un metodo più illuminato per condurre gli affari dell'uomo, tanto privati quanto pubblici. Queste considerazioni che sto facendo per il diritto, per l'economia, vedete, valgono anche per la politica e la scienza in generale. Due flash, perché altrimenti il discorso ci porterebbe troppo lontano. Quanto alla politica, basta menzionare Niccolò Machiavelli. Questa arte dello Stato si afferma come una scienza nuova in quanto costruita esclusivamente, lui dice, sulla verità effettuale, caratterizzata da una distinzione netta della sfera dell'attività politica dalla sfera dell'attività morale. E quanto alle scienze in generale, basta citare Galileo. La sua rivoluzione scientifica, culturale, è nella distinzione tra scienza e teologia, che rimanevano sino a quel momento profondamente intrecciate, distinzione tra verità di fede e verità ricavate dallo studio della natura. Insomma, se il sapere scientifico e le altre discipline del sapere si sono evolute riscattandosi all'abbraccio della morale per acquisire uno statuto più rigoroso, numerosi segnali invece negli ultimi decenni stanno attestando un'inversione di questa tendenza. Quindi se modernamente tutte queste discipline, queste arti, queste scienze pratiche si sono riscattate dall'etica per dotarsi di uno statuto più rigoroso, oggi stranamente possiamo dire che sta avvenendo il contrario, c'è una compenetrazione dell'etica in modo assolutamente inopinato, e da questo punto di vista la disciplina dell'attività d'impresa diventa un caso clamoroso di compenetrazione. I nuovi modelli di ricerca, i nuovi paradigmi, nel senso cuniano, quando c'è una rivoluzione scientifica c'è il cambiamento di un paradigma, ecco, che caratterizzano il sapere e le arti pratiche, dal diritto all'economia, alla scienza, alla politica, contemplano grande attenzione ai risvolti morali, alla incidenza dei valori etici nella realtà, nella sfera della realtà sociale, economica, culturale. E questo, guardate, anche qui sarò brevissimo, riguarda l'attuale dibattito filosofico e giuridico, che si sta muovendo in direzioni molto più aperte verso l'etica rispetto al passato. Penso alle teorie di John Rawls, penso all'insegnamento che sta facendo in questi anni ad Harvard Michael Sand, penso al neo-giusnaturalismo di Dworkin, un grande filosofo che ha tanti epigoni, penso alle teorie neo-istituzionali di McCormick e Weinberg e via discorrendo. Ma lo stesso avviene anche nel campo dell'economia. Quindi cambiano completamente gli indirizzi di ricerca. Prima c'era l'homo economicus, dicevo, la teoria della scelta razionale, ci si è resi conto che è un'astrazione che non è più funzionale per descrivere i fenomeni economici. Perché in realtà non esiste l'uomo che realizza una scelta esclusivamente razionale. Ci sono le passioni, ci sono le motivazioni le più diverse, solidaristiche, interessi di varia natura che complicano quindi la valutazione, anche l'osservazione dell'economista. E oggi si parla ormai di superamento di quella convenzione amorale su cui è stata costruita la scienza economica moderna. E a conferma di quello che sto dicendo, chi segue questi temi sa ad esempio che ci sono indirizzi come economia sperimentale e cognitiva che affermano statutariamente questo dato di fatto, questa compenetrazione. Ora si obietterà che con la globalizzazione, con i mercati, i processi di integrazione dei mercati, l'economia ormai sembra prendere il sopravvento, no? Lo diciamo spesso, ormai il primato dell'economia, diritto, politica, sono quasi emarginati, perché non riusciamo più a individuare un principio unitario, quantomeno un sistema unitario di coordinamento che assicuri coerenza di azione per quanto riguarda la politica,
o anche armonia di disciplina per quanto riguarda il diritto. La realtà però è che proprio appunto nel periodo più recente assistiamo a un recupero di terreno dell'etica e in particolare per quanto riguarda l'attività di impresa. L'etica ormai penetra direttamente e noi assistiamo alla diffusione di regole di condotta improntate a standard etico-sociali, alla diffusione di codici etici. L'etica penetra direttamente, attenzione, nelle fonti giuridiche, non solo in quelle che rinviano, in quelle fonti che noi definiamo soft, ad esempio raccomandazioni considerate di solito non vincolanti, ma addirittura l'etica penetra nelle fonti più rigide, nelle leggi formali, e su cui era stata costruita quella concezione che prima ho riassunto, la concezione imperativa del diritto, che viene completamente travolta, messa in discussione, in particolare perché per quel che riguarda le fonti di regolamentazione delle attività di impresa, è un fiorire di riferimenti e rinvii a codici etici, di autoregolamentazione, cui solitamente viene demandato il compito di determinare gli standard di comportamento cui debbono attenersi gli operatori economici. Sovente le disposizioni legislative, pensate, non si limitano soltanto a invocare la regola etica al fine di completare o integrare il frammento di disciplina mancante, ma rinviano addirittura alla regola etica per determinare i criteri di liceità del comportamento degli operatori. È un fenomeno che è assolutamente transnazionale. Si è manifestato già quando ci furono gravissimi scandali negli Stati Uniti e venne adottato nel 2002 la legge Sarbanes-Oxley. Già allora si rispose con una normativa che invocava e integrava al proprio interno i codici etici. E da lì è tutto un fiorire, ad esempio, di direttive. Veniamo all'Europa, direttive eurounitarie che incentivano l'adozione da parte delle imprese di codici etici, demandano alle organizzazioni di settore la promozione di prassi ethically correct, integrative della disciplina normativa. Faccio un solo esempio per essere concreto. Paradigma, ad esempio, è la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali, la direttiva del 2005, la 29, che ha introdotto e realizzato direi appieno questo modello che adesso poi è seguito in tutte le successive o buona parte delle direttive eurounitarie successive. Anche in Italia ormai sono tantissimi i settori di attività che sono disciplinati per buona parte da codici etici di autoregolamentazione, che determinano standard di comportamento cui debbono attenersi gli operatori, dal trattamento dei dati personali alla promozione pubblicitaria, all'intermediazione finanziaria, all'esercizio di professioni intellettuali. Un po' dappertutto fiorisce questa modalità di regolamentazione. Noi eravamo abituati ad apprezzare un'interferenza tra etica e diritto, noi giuristi, in particolare noi privatisti, da un angolo visuale molto limitato, che nel nostro codice civile che risale al 1942, c'è un articolo, l'articolo 2034, che impedisce di poter ripetere, quindi chiedere la restituzione della prestazione eseguita in adempimento di un obbligo morale o sociale. Ecco, qui era l'unica vera interferenza tra diritto ed etica del nostro codice. Vedete, un piccolo varco offerto alla penetrazione dell'etica nel mondo del diritto. Un modello di disciplina oggi completamente superato. Oggi invece assistiamo infatti a un'etica che trapassa negli ordinamenti giuridici statuali attraverso varchi sempre più ampi, fino al punto da penetrare nelle trame, come abbiamo visto, strutturali del diritto di origine statuale. Il fatto veramente nuovo è che le imprese, soprattutto quelle di maggiori dimensioni poi, stanno scoprendo, ma attenzione, questo ormai vale anche per le imprese di medie dimensioni, mentre invece questo fenomeno stenta ancora ad attecchire per le imprese più piccole, che mostrano maggiori difficoltà.
Ma le imprese grandi, anche quelle di medio, ormai stanno scoprendo che l'adeguamento a standard di comportamento etico-sociali, l'adesione a programmi internazionali comunitari che certificano e favoriscono la diffusione di best practices, arreca vantaggi apprezzabili anche sul piano economico. E questo è il punto nuovo. E in ogni caso preserva l'azienda da iniziative ostili, da iniziative di boicottaggio, associazioni di consumatori che possono promuovere, come dire, perdita di credibilità e di reputazione per l'azienda stessa. Quindi le imprese sono costrette a conformare i loro più consolidati processi produttivi, ma anche le politiche aziendali, le strategie industriali a parametri etico-sociali. E vedete, la rilevanza dei valori etici è ancora più evidente in questi nuovi settori di attività, in particolare ad esempio nella imprenditoria digitale. E proprio di recente, voi avrete seguito tutti e avete visto come gli influencer, come con gli influencer, la brand reputation è un fattore di sviluppo del profitto, ma in caso di perdita, di crollo della credibilità reputazionale, diventa anche il fattore principale di crisi dell'azienda. E ovviamente anche in prospettiva per l'intelligenza artificiale si manifesta un grande spazio per l'applicazione di questi standard etico-sociali, proprio perché l'intelligenza artificiale elaborerà quella che è la complessità dei dati e quindi potrà tener conto anche di questi fattori. Oggi quindi una politica imprenditoriale che punti esclusivamente ad incrementare i profitti degli azionisti, come insegnava un mito, un totem della scienza economica, Milton Friedman, è ormai ritenuta miope e di breve durata, perché espone l'azienda a confrontarsi con fenomeni potenzialmente assai dannosi per la sua stessa redditività. Di contro, invece, i vantaggi che più frequentemente vengono ricollegati all'adozione di comportamenti socialmente responsabili sono molteplici. Spaziano dal miglioramento dell'immagine, della reputazione commerciale, come abbiamo detto, all'instaurazione di relazioni anche più intense, durature, con tutti gli stakeholders, che significa fornitori, consumatori, clienti, consulenti, dipendenti, enti locali con cui si ha a che fare, dalla creazione di un ambiente più sicuro e anche motivante alla facilitazione anche dell'accesso al credito, dalla possibilità di usufruire di vantaggi fiscali, semplificazioni amministrative, alla riduzione del rischio di impresa, sino alla possibilità di incrementi di valore per gli stessi azionisti, in particolare nei mercati in cui, e sono ormai quasi tutti, sono applicati i rating sempre più diffusi di tipo etico. Ormai nelle principali borse mondiali noi abbiamo indici tarati su comportamenti e standard etici delle aziende, quindi le prassi socialmente responsabili e in generale la reputazione, le relazioni virtuose con gli stakeholders diventano oggi anche negli analisti, gli economisti aziendali ad esempio, i consulenti che devono valutare il patrimonio di quell'azienda, diventano un fattore importante di valorizzazione di quell'azienda, diventano parte integrante del cosiddetto patrimonio intangibile dell'azienda. E la forza di questi dati che sto riassumendo impone senz'altro la necessità di elaborare le tradizionali strategie di impresa, che vanno ridefinite quindi sulla base di una concezione che non più imperniata esclusivamente sulla produzione di profitti come tradizionalmente, ma estesa anche al contesto complesso, dinamico, in cui opera la realtà organizzativa imprenditoriale, che quindi è una comunità di donne, uomini, che opera in una comunità più ampia. La forza di gli orientamenti dei consumatori stessi nell'acquisto dei beni, nella scelta dei servizi, le iniziative degli imprenditori che combinano i vari fattori di produzione, le decisioni finanche dei finanziatori che finanziano, che sia equity o altro, investono, valorizzano le loro risorse di portafoglio,
non rispondono più esclusivamente all'assioma su cui per lungo tempo sono state costruite tutte le certezze della scienza economica. Ecco allora la nozione di un'impresa sapiens, come da titolo. La diffusione dell'etica nasce dal fatto quindi che nel contesto attuale, questa è un po' la spiegazione che mi sono dato, appare l'etica stessa, se non l'unica fonte, sicuramente la più idonea, la più plausibile, al fine di proporre un codice di valori comuni, decaloghi di prassi condivise, complessi di regole che non scaturiscono soltanto dalla logica dei rapporti di forza o dei compromessi di potere. È un fatto che l'etica sembra giovare quindi anche alla razionalità dell'argomentazione giuridica, come pure alla razionalità dell'argomentazione economica. E quel che più importa, l'etica torna utile a far dialogare universi di pensiero che per lungo tempo, come abbiamo visto, sono rimasti privi di comunicazione, arroccati in un arrogante riservo, con il risultato di creare un inaccettabile iato, a tacer d'altro, tra certezza giuridica ed efficienza economica. L'etica, emarginata per lungo tempo da queste scienze, da tutte le scienze, sembra quindi oggi prendersi una rivincita, se vogliamo ragionare in questi termini. Ecco, questo dialogo deve essere mosso, lo dicevo all'inizio, dalla consapevolezza di dover superare quegli steccati, diciamo così, statutari che per lungo tempo ciascuna disciplina del sapere è eretto per tenersi indenne da contaminazioni. E qui vale quello che ha detto un grande sociologo, Edgar Morin: bisogna muovere dalla consapevolezza che la chiusura disciplinare, leggo testualmente, unita all'inserimento della ricerca scientifica nei quadri tecno-burocratici della società, produce, pensate, l'irresponsabilità verso tutto ciò che è esterno al dominio specializzato. E al di là dei problemi di metodo, questo dialogo pone problemi di non facile soluzione, anche ovviamente per quel che riguarda il merito delle scelte, delle soluzioni e varie questioni aperte. Perché lo sintetizzo, lo accendo soltanto, ma se voi giovani studiosi vorrete poi approfondire, c'è da poi interpretare queste scelte etiche, e che c'è chi propone un'etica forte, ma nello stesso tempo c'è un relativismo anche sul piano etico dei valori, e quindi bisogna comunque riorganizzare le nostre scelte e il nostro sapere tenendo conto di tutte queste problematiche. Una minima condivisa gerarchia di valori, un minimo catalogo di valori comuni non negoziabili diventa comunque assolutamente indispensabile, tanto più in un contesto sociale in cui diventa sempre più drammatica la ricchezza di diversità e di contrasti. Quindi questo dialogo, che io trovo affascinante personalmente, non solo, ripeto, dal punto di vista così della ispirazione culturale, della sensibilità scientifica, ma proprio per le ragioni che vi sto riassumendo da un punto di vista pratico. Allora, dicevo, questo dialogo tra diritto, etica, economia, politica non può non coinvolgere, appunto, e sembra, scusate, svilupparsi sul terreno della giustizia sociale. Un dialogo che non può ovviamente lasciare, non coinvolgere e tenere fuori la politica rispetto ai suoi contenuti e ai suoi approdi, per quanto suscettibili di elaborazione essi siano. Anzi, la politica è chiamata a giocare un ruolo importante. La politica deve essere in stretta connessione, deve partecipare attivamente a questo dialogo, perché le scelte politiche significa contemperare, implicano il contemperamento di tutti, io lo dico sempre, di tutti gli interessi in gioco. Quindi devono muovere da una conoscenza profonda dei fenomeni, perché altrimenti l'azione politica non potrà mai volgere al bene comune, aristotelicamente, se non contemperando gli interessi in gioco e tenendo conto, sottolineo sempre anche questo, che è una scelta difficile, quella del bene comune, perché noi abbiamo sempre
in gioco, in conflitto tra loro, interessi più delle volte di pari rango costituzionale. Quindi si tratta di scegliere un interesse e comprimento degli altri, perché sono, dicevo, in conflitto tra loro. Allora voi capite che il modo migliore per procedere è definire il perimetro degli interessi, metterli a nudo, focalizzare bene l'attenzione su di essi e esplicitare le ragioni di quella scelta. Lavorando a queste premesse, questo dialogo, io credo che, e sottolineo anche, lascio a voi questo pensiero, Hans Jonas, un grande studioso dell'agnosi, ci ha consegnato uno studio veramente molto profondo, che io considero una sorta di testamento spirituale, il principio responsabilità, un'opera che trovate ovviamente tradotta anche in italiano. È un'opera in cui, cercando di conciliare il principio di sapienza di Ernst Bloch e il principio di disperazione di Günther Anders, ha provato a coniugare in un modello unitario l'etica universalistica e il realismo politico. Sono queste le fondamenta di pensiero su cui possiamo edificare, secondo me, la dottrina della responsabilità sociale, quale principio ecologico che fa sentire ciascuno di noi in qualche modo obbligato verso le generazioni future e addirittura verso l'intero ambito della biosfera. Questa nuova concezione dell'impresa, radicata su saldi presupposti teorici, con implicazioni anche scientifiche e filosofiche, qui solo in parte accennate per brevità, potrà più efficacemente, a mio avviso, fronteggiare le complesse sfide che ci attendono e anche la sfida della competitività stessa. Da questa concezione quindi si può partire per costruire la figura di un'impresa che fonda la sua attività su una rete di soggetti responsabilizzati, su processi produttivi che si dipanano in un clima di fiducia e di dialogo tra le varie componenti economiche e sociali, in un meccanismo virtuoso fatto di progettualità e di sperimentazione. Ecco, se ci fosse stata questa consapevolezza, faccio un solo esempio a voi studenti, un cattivo esempio, non avremmo avuto in Italia un caso come Ilva. Se voi studiate il caso Ilva, che si è dipanato nel corso di decenni, abbiamo, attraverso tanti decreti, attraverso un'impostazione nelle strategie imprenditoriali completamente di segno diverso, opposto a quello che vi ho riassunto, un intervento della politica nel corso del tempo non lungimirante in questa prospettiva, ecco, non avremmo avuto un caso che per me, e forse avendolo studiato personalmente, avendo cercato di contribuire nei limiti ovviamente dell'economia della durata di governi che sono abbastanza contrassegnati a una stabilità anche in Italia, e non essendo ovviamente riuscito a indirizzare un caso così complesso a soluzione, me ne rammarico, ed è una delle ragioni che veramente mi fanno pensare di non aver potuto fare tutto quello che avrei voluto fare. Ecco, dice, un caso del genere può essere veramente un caso di scuola, nel caso in cui voleste approfondirlo, un caso di scuola ovviamente negativo. Invece dobbiamo privilegiare un modello di impresa Sapiens che possa contribuire a comporre in una sintesi più armoniosa l'attuale opposizione tra privato e sociale, in modo da evitare il prevalere dell'egoismo arrogante del privato, che tutto pretende e nulla vuol dare, senza per questo indulgere nelle inefficienze del sociale che solleva da ogni responsabilità. Grazie per la vostra attenzione e vi auguro buon proseguimento di studi.